Un fiore elegante, molto appariscente, ma dai colori delicati. Bianco e rosa, con riflessi violacei, profuma l'aria di questa soleggiata mattina estiva. È il fiore del cappero, una pianta antica coltivata da secoli e diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. E antico è anche questo paesaggio agricolo, all'interno di una caldera vulcanica nell'isola di Pantelleria. Il cappero è una pianta rustica che non necessita di molta terra e acqua. Cresce spontanea sui vecchi muri, nelle fessure delle rocce e nelle pietraie, soprattutto nelle zone di mare, formando spessi cespi con rami ricadenti lunghi anche diversi metri. Quando il cappero inizia la fioritura, comincia la raccolta dei bottoni fiorali, i boccioli non ancora schiusi. Vanno staccati appena germogliano, prima che si trasformino in fiori. È un lavoro molto faticoso per la posizione china e per il caldo torrido dell'estate. Si va a capperi ogni giorno, al mattino presto. Giuseppe fa l'insegnante e l'agricoltore. Il lavoro in campagna non manca mai. Ci vuole sapienza e tanta passione. Questo è il bocciolo del cappero, che quando non viene raccolto fa un bellissimo fiore. Aprendo il bocciolo è possibile già vedere i colori del fiore, che è composto da tanti pistilli, quindi una corolla bianca, e al centro cresce il pistillo che darà origine al frutto del cappero. Il lago Specchio di Venere è uno dei luoghi più incantevoli ed unici dell'isola di Pantelleria. È una gemma naturale di colore verde-azzurro cristallino, incastonata nel cratere di un antico vulcano. A Bugeber, la contrada che si affaccia sul lago di Venere, Battista e Francesco sono al lavoro. La dimensione dei boccioli è diversa, si possono cogliere piccoli, oppure si fanno crescere fino a una dimensione media e poi grande. Ognuno è usato in cucina per piatti unici. Quando è in piena produzione, l'aroma inebriante dei capperi si diffonde su tutta l'isola. Al mattino presto, a Recale, Salvo sta terminando la raccolta, ma il lavoro non è finito. Bisogna versare i capperi nella grande mastella, il tino di legno. Poi aggiungere il sale. I capperi di Pantelleria si conservano infatti sotto sale. La percentuale ideale individuata dalla tradizione pantesca è del 40% del peso. Qui rimangono per circa 20 giorni. Vanno rimescolati più volte fino alla salatura definitiva. Questo permette al cappero di fermentare e maturare, esprimendo così tutto il suo aroma intenso, ma delicato e squisito. Il cappero ha proprietà medicinali, diuretiche e di protezione dei vasi sanguigni. La medicina popolare utilizza infusi di radici e germogli giovani per alleviare i dolori reumatici. A Scauri, nel capperificio più antico dell'isola, è in funzione la crivellatrice concentrica fatta di grossi cilindri con forature di diverse grandezze. Un nastro meccanico trasporta i capperi alla macchina, che prima li separa dal sale e poi li divide in 8 calibrature. Si va dai 4 ai 15 mm di diametro.
A differenza dell'aceto e della salamoia, il sale non aggredisce il prodotto e lo conserva senza alterare le sue qualità. I capperi vengono poi versati su un nastro vibratore per separarli manualmente dai cucunci, che sono il frutto vero e proprio della pianta. Hanno un sapore meno intenso e sono usati in cucina soprattutto per guarnire le insalate o come snack per l'aperitivo. Infine, si procede con il confezionamento. I capperi si conservano a lungo mantenendo le loro proprietà organolettiche. È però consigliabile travasarli con il loro sale in contenitori di vetro, così non perdono l'umidità e non si seccano. Nel laboratorio artigianale dell'azienda, Maurizio ha iniziato a preparare un patè di capperi e mandorle. I patè sono una tradizione culinaria dell'isola, se ne fanno più versioni. Il segreto è l'utilizzo di prodotti genuini locali. Il cappero di Pantelleria è un prodotto a denominazione geografica protetta. Questi sono prodotti innovativi che facciamo con i capperi. Questi sono i capperi croccanti, che li facciamo, vengono sciacquati e poi messi ad essiccare nell'essiccatore solare, che poi sono dei prodotti che possono e vengono utilizzati in sostituzione dei capperi freschi o anche su del pesce al forno. Qui abbiamo le foglie di cappero. Questi, quando vengono raccolti, vengono lasciati maturare in salamoia. Poi noi li mettiamo in aceto, li sciacquiamo, li mettiamo in aceto e poi vengono messi in olio extravergine di oliva. Queste vengono utilizzate per delle insalate o su del pesce o della carne. San Fortunato è il patrono di Pantelleria. In onore del santo, il 16 ottobre si svolge la processione e il rito della benedizione del mare. Antonello è un esperto subacqueo dell'isola. Oggi ha messo a disposizione la sua barca per accompagnare i devoti e i turisti. Secondo Peter, che viene da New York, il miglior orto dell'isola è la natura selvatica. Lui, chef affermato delle star della Grande Mela, ha trovato in questo fazzoletto di terra, nel centro del mare Mediterraneo, la sua nuova casa. Oggi, sulle falesie del mare, raccoglie le piante spontanee per le sue creazioni culinarie. Rughetta selvatica, foglie di capperi, alloro, porri selvatici e altre erbe spontanee, scorza di agrumi grattugiata. Tutto viene unito al sale.
Sul sale, così aromatizzato e tritato, vengono poste le sarde freschissime che in cottura ne assorbiranno i profumi. Un cucchiaio di pesto pantesco per guarnire il piatto. Peter aggiunge ancora i germogli di una pianta grassa. E che dire di questi carnosi e gustosi fiori di yucca? Alle sarde unisce poi foglie e boccioli di cappero. Il tutto condito con olio extravergine di oliva. Ecco un piatto gustoso e semplice. Una tavolozza di colori che vuole essere un omaggio alla natura incontaminata dell'isola di Pantelleria.